Ancora pochi giorni e poi si aprirà la stagione del Pescara. Venerdì è prevista la partenza del gruppo per Palena agli ordini del neotecnico Alberto Colombo e queste sono ore frenetiche per il DS Dellicarri che cerca di dare una base di partenza al proprio allenatore. Al momento sono evidenti i vuoti per il settore di centrocampo, quasi azzerato il reparto dello scorso anno con gli addii per fine prestito di Pompetti, ora al Sud Tirol, e Derisio, rientrato al Bari ma in attesa di sistemazione in Serie C. Pontisso, giunto a scadenza per poi firmare col Catanzaro, Memushai che ha lasciato il calcio giocato, in rosa il solo Diambò, cui si aggiunge il giovane Luca Lombardi, arrivato a titolo definitivo dal Monza nell'operazione Sorrentino. Non sono mancate complicazioni, la prima relativa a Simone Della Latta, quello che doveva essere uno scambio con Michael De Marchi, alla fine è stata una operazione singola, col centravanti approdato al Padova, mentre la 29enne mezzala ha frenato per l'approdo in riva all'Adriatico ed ora è vicina alla Reggiana. L'alto ingaggio che percepisce rende complicato l'approdo di un altro centrocampista in uscita dal Padova, il brasiliano Ronaldo, che piace tanto per qualità ed esperienza, ma che è destinato al Catanzaro. Così gli obiettivi più concreti al momento restano Salvatore Pezzella e Luca Mora, benché i tempi si stiano allungando. Il primo di proprietà della Roma è molto vicino, ma ha sperato fino all'ultimo in una chiamata dalla cadetteria. A lui Colombo potrà affidare la regia della squadra. Dellicarri attende anche il sì di Mora, che è svincolato e l'accordo va trovato solo col giocatore, che ha comunque esperienza e pedigree in terza serie e vuole un ingaggio importante. Altro vuoto forte da colmare è quello del portiere. Non basta l'arrivo di Sommariva dal Monza, tanti profili vagliati, ma il ruolo resta in parte scoperto. Pochi traumi nell'immediato per il mancato arrivo di Ghislandi, che è andato a Trieste, con Saccani e Milani, e la presenza dei vari Rasi, Frascatore e Cancellotti, le fasce sono coperte e altro si potrà fare se andranno via i tre reduci della scorsa stagione. Anche per l'attacco c'è una base, ieri è arrivato a Pescara Facundo Lescano, nelle prossime ore lo farà Luigi Cuppone, poi ci sono i giovani Borrelli, Bocic, Belloni, Chiarella, Delle Monache, qualcuno potrà partire e altri arrivare, ma per questo reparto si può ragionare con più calma.